Eccoci, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Spazio Notizia che apriamo parlando di cronaca e andiamo a vedere i dettagli dell'omicidio commesso nel Catanese a San Gregorio di Catania dove un uomo al culmine di una lite ha ucciso il fratello a colpi di pistola. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Un uomo di 50 anni, Rosario Vitale, è stato arrestato dai carabinieri a San Gregorio di Catania, paese della cintura metropolitana del capoluogo etneo, dopo aver ucciso a colpi di pistola il fratello Davide di 44 anni al culmine di una lite. L'omicidio, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbe avvenuto all'esterno dell'abitazione del cinquantenne, dove durante la notte si sarebbe presentata la vittima, un nulla facente, pregiudicato e tossicodipendente, in passato già sottoposto a TSO minacciando il fratello con un coltello per via di conflitti di natura familiare che si protraevano da anni. Ne sarebbe quindi scaturita una violenta lite alla presenza anche del nipote ventenne, figlio di Rosario Vitale, al culmine della quale l'arrestato avrebbe esploso tre o quattro colpi di arma da fuoco all'indirizzo del fratello che è stato raggiunto da due proiettili alla testa e al torace. Successivamente l'omicida avrebbe spostato il cadavere all'interno del cortile dell'abitazione, decidendo poi di costituirsi ai carabinieri della compagnia di Cravina di Catania, venendo immediatamente bloccato sul posto dai militari dell'arma. L'arma utilizzata per il delitto, detenuta illegalmente, è stata sequestrata. Ancora cronaca, torniamo a parlare di Matteo Messina Denaro. Non si è presentato neanche questa volta il boss Matteo Messina Denaro all'udienza del processo d'appello che lo vede coinvolto come mandante delle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Processo che si celebra nell'aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta. La sedia della postazione di videocollegamento dal carcere dell'Aquila, dove l'ex superlatitante detenuto, anche questa volta è rimasta vuota. Cambiamo decisamente argomento, parliamo della gestione dei depuratori a Palermo e provincia con la Guardia di Finanza che ha effettuato un sequestro beni da 20 milioni di euro nei confronti dell'AMAP. L'AMAP è la società che si occupa del servizio idrico nel capoluogo siciliano e appunto nella provincia palermitana. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un sequestro preventivo di circa 20 milioni di euro, emesso dal GIP su richiesta del locale ufficio della Procura europea, nei confronti dell'AMAP di Palermo, la società a capitale interamente pubblico che gestisce il servizio idrico nel capoluogo siciliano e in provincia. Il provvedimento riguarda anche i vertici dell'azienda, il direttore generale Giuseppe Ragonese, l'amministratore unico Maria Concetta Prestigiacomo in carica dal 23 marzo 2014 al 18 marzo 2019 e il suo successore nell'incarico Alessandro Di Martino. Sono indagati per indebita percezione di erogazioni pubbliche aggravata dalla qualifica di incaricati di pubblico servizio. Secondo le indagini dei finanzieri avrebbero causato un danno superiore a 100.000 euro agli interessi finanziari dell'Unione Europea. È stata ipotizzata ai danni della società partecipata anche la correlata responsabilità amministrativa derivante da reato. Le indagini hanno preso il via dalla denuncia sporta dalla Banca europea degli investimenti direttamente presso la sede della Procura europea in Lussemburgo e sono state condotte dagli specialisti del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo, gruppo Tutela Spesa Pubblica. La vicenda è relativa a un prestito agevolato di circa 20 milioni di euro che la società pubblica aveva ottenuto dalla Banca europea per gli investimenti a valere sul Fondo europeo per gli investimenti strategici, con garanzia concessa dall'Unione europea per la realizzazione di un programma di investimento nel settore della produzione di acqua potabile e trattamento delle acque reflue. Secondo le indagini, per impedire alla Banca europea degli investimenti di procedere alle valutazioni di competenza in merito al rispetto delle condizioni per l'ottenimento del finanziamento erogato, l'AMAP avrebbe omesso di comunicare alla Commissione tra il 2017 e il 2020 di gravi e reiterate violazioni anche di rilevanza penale in materia ambientale, sfociate peraltro in un'ordinanza di commissariamento giudiziale emessa nel 2021 dal GIP del Tribunale di Palermo e nella successiva richiesta di rinvio a giudizio servizio dei responsabili. Restiamo a Palermo, parliamo dell'arresto effettuato dai carabinieri di un cinquantenne nel quartiere Ballarò, arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell'arma hanno sequestrato anche tre panetti di hashish. Il servizio Continua incessante l'azione di contrasto dei carabinieri del Comando Provinciale di Palermo allo spaccio di sostanze stupefacenti nei diversi quartieri della città. Nel corso di un servizio preventivo e repressivo eseguito all'interno dello storico quartiere di Ballarò, i militari della Compagnia di Palermo Piazza Verdi hanno arrestato un cinquantenne palermitano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione, l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato in possesso di tre panetti di hashish contrassegnati con le figi di Scarface per un peso complessivo di 290 grammi circa e la somma di 286 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell'attività illecita. La droga rinvenuta è stata sequestrata e sarà campionata e analizzata dal laboratorio di analisi delle sostanze stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo al fine di accertare il principio attivo della stessa. L'arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo che ha disposto nei confronti dell'uomo l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Ad Alcamo invece nel trapanese in Manette è finito una 32enne che durante un controllo ha aggredito i carabinieri e ha danneggiato anche l'auto dei militari dell'arma. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Alcamo hanno arrestato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato un pregiudicato alcamese. L'uomo a bordo della propria autovettura non si è fermato all'alt intimatogli dai carabinieri durante un posto di blocco, dandosi alla fuga in direzione di Alcamo Marina. I militari dell'arma, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccarlo con l'ausilio dei colleghi di Castellammare del Golfo, dopo che autonomamente il 32enne era andato a sbattere contro un palo della luce. Dopo la perquisizione veicolare e personale, che ha portato anche al ritrovamento di una dose di hashish ovviamente sequestrata, il 32enne è andato in escandescenza e avrebbe aggredito i carabinieri, colpendo altresì con calci e pugni i veicoli dell'arma che hanno riportato vistosi danni alla carrozzeria. I carabinieri hanno dovuto ricorrere all'utilizzo del taser per immobilizzare il 32enne. Terminati gli atti di rito, a seguito dell'udienza di convalida, l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Un 19-enne è stato invece arrestato dalla polizia a Lentini nel Siracusano, sarebbe il responsabile di una sparatoria avvenuta nei giorni scorsi durante i festeggiamenti in città in onore di Sant'Alfio. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa nei confronti di un lentinese di 19 anni già noto alle forze dell'ordine gravemente indiziato del reato di tentato omicidio. Le indagini svolte dagli investigatori del commissariato di Lentini coordinate dalla Procura della Repubblica di Siracusa sono scaturite la notte del 12 maggio scorso, quando, nel corso dei festeggiamenti in onore di Sant'Alfio, a seguito di una lite per futili motivi, il soggetto si era reso responsabile del ferimento a colpi di arma da fuoco di un trentenne, dandosi poi alla fuga e rendendosi irreperibile. Le attività di indagine immediatamente avviate, anche con l'ausilio di intercettazioni e pedinamenti, hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e identificare l'autore del grave reato, il quale, dopo aver tentato per giorni di sottrarsi alla cattura, è stato rintracciato e arrestato in esecuzione del provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria. Dopo l'arresto, il soggetto che dovrà rispondere dei reati di tentato omicidio e detenzione e porto illegale di armi è stato condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ci spostiamo adesso a Catania dove la polizia ha invece tratto in arresto due soggetti trovati in possesso di droga armi e di 14.000 euro in contanti provento dell'attività di spaccio. Un terzo complice invece è riuscito a fuggire. La polizia ha arrestato due uomini gravemente indiziati dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e resistenza a pubblico ufficiale. Due equipaggi della volante impegnati nell'ordinario servizio di controllo del territorio in zona San Cristoforo, Rione è tristemente noto come una delle più fiorenti piazze di spaccio della città, hanno notato un sospetto via vai di persone davanti al portone di un'abitazione. A un certo punto, approfittando della temporanea apertura del portone, gli agenti sono riusciti a bloccare l'ingresso e accedere al vano Scala. All'interno vi erano presenti tre uomini, due dei quali, alla vista dei poliziotti, sono riusciti a raggiungere l'ultimo piano dello stabile e a tentare la fuga attraverso i tetti, mentre il terzo è stato prontamente bloccato e identificato come il proprietario dello stabile, un pluripregiudicato di circa 30 anni in atto gravato dal provvedimento di avviso orale del questore». La perquisizione all'interno dell'immobile, rallentata dalla resistenza posta in essere dal fermato, che cercava così di guadagnare tempo e favorire la fuga dei complici, ha permesso di rinvenire un sofisticato impianto di videosorveglianza con telecamere puntate verso tutti i punti di accesso all'edificio, in modo da controllare gli ingressi ed eludere così eventuali controlli delle forze dell'ordine, oltre a residui di cocaina sul tavolo della cucina e circa 88 euro in monete provento dell'attività di spaccio. Nel frattempo due poliziotti si erano messi alla ricerca dei fuggitivi, riuscendo, dopo un rocambolesco inseguimento, a bloccarne uno, un pregiudicato di circa 40 anni, e a recuperare uno zaino che lo stesso aveva nascosto in un orto poco prima di essere fermato, mentre il complice è riuscito a dileguarsi. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire all'interno dello zaino due involucri in cellofan contenenti cocaina del peso rispettivamente di 325 e 600 grammi circa. 11 involucri in carta stagnola, già confezionati in dosi da 20 grammi ciascuno, per un peso complessivo di circa 210 grammi, due bilancini di precisione, tre pistole, due con matricola brasa e una risultata essere provento di furto, e 45 proiettili di vario calibro. Inoltre, sempre all'interno dello zaino, sono stati rinvenuti circa 14.000 euro in contanti in banconote di vario taglio, anch'essi provento dell'attività di spaccio. I due uomini sono stati arrestati e su disposizione dell'autorità giudiziaria condotti in carcere in attesa dell'udienza di convalida. E sempre a Catania i carabinieri hanno invece effettuato dei controlli in diversi quartieri della città effettuando dei sequestri ma anche denunce e sanzioni. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante e di Catania Fontana Rossa, supportati dai colleghi del XII Reggimento Sicilia, dal Nucleo Elicotteri e da personale della Polizia Locale, sono stati impegnati in un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, dell'occupazione abusiva di suolo pubblico e dell'esercizio abusivo del commercio nei quartieri di Picanello, San Cristoforo e Librino, nonché al controllo della circolazione stradale nelle principali arterie e piazze della città. In tale contesto i carabinieri hanno deferito in stato di libertà un 39enne e un ventenne per concorso in detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'attività scaturita da un mirato servizio di appostamento ha consentito di recuperare crack e hashish trovati in possesso di un soggetto notato uscire da un'abitazione sita in Via Murifabro. La successiva perquisizione locale ha permesso di rinvenire e sequestrare la somma complessiva di 1785 euro, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente e un sistema di videosorveglianza installato per monitorare il perimetro dell'edificio ed eludere così i controlli delle forze di polizia. I militari dell'arma, inoltre, nel corso di un'ispezione eseguita in un'abitazione in stato di abbandono di via Plebiscito, hanno sequestrato contro ignoti circa un chilo e mezzo di marijuana e una bilancia digitale di precisione. I carabinieri hanno poi proceduto al controllo di una serie di esercizi pubblici, elevando sanzioni per un totale di circa 8.000 euro. Nello specifico, hanno ispezionato una rivendita ambulante di fiori ubicata in via Nuova Lucello di proprietà di un catanese di 28 anni, nei cui confronti è stata contestata la violazione per occupazione di suolo pubblico, con sequestro amministrativo di 40.000 piante. Successivamente hanno controllato una bancarella di ortofrutta in via Ulisse di proprietà di un 71enne catanese priva dei requisiti professionali a cui è stata contestata la violazione per esercizio abusivo del commercio e occupazione di suolo pubblico con sequestro amministrativo di circa 20 kg di prodotti ortofrutticoli. Infine hanno controllato una bottega ambulante di frutta e verdura sita in via Battello di proprietà di un catanese di 65 anni, anche questa priva dei requisiti professionali a cui, come nel caso precedente, è stata contestata la violazione per esercizio abusivo del commercio e occupazione di suolo pubblico, con conseguente sequestro di circa 100 kg di prodotti ortofrutticoli. Per quanto riguarda invece i controlli in città, i carabinieri di Catania hanno rivolto la loro attenzione al centro storico, disponendo una serie di posti di controllo e pattuglie appiedate. Tale attività ha consentito di identificare una cinquantina di persone e di sottoporre ad accertamenti una decina di veicoli. Per il momento è tutto, non ci sono aggiornamenti, ci ritroviamo più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia. A dopo.